Ci sono due cose al mondo che stanno prendendo quasi il 95% dell'energia umana: denaro e sesso. Ovunque guardi, è intriso di denaro o sesso. Ogni annuncio, ogni rivista, ogni libro ha qualcosa di giusto o sbagliato a riguardo. Anche il 95% è una stima conservativa, quasi il 100%. Questa domanda è qualcosa che la maggior parte di noi affronta nella vita di tutti i giorni. Riguarda il denaro e il motivo per cui l'uomo è così enormemente ossessionato dal denaro. C'è qualcosa come un atteggiamento sano che si può sviluppare verso qualcosa di malsano riguardo al denaro? Il denaro è solo un mezzo, vero? L'uomo non è ossessionato dal denaro, è ossessionato da ciò che il denaro può comprare. Non è così. È l'autorità che il denaro porta, che le persone vogliono. Non è il denaro che vogliono, è l'autorità che il denaro ti dà, vero? L'eccesso e la libertà che ti dà nel mondo fisico è ciò che le persone vogliono. Quindi, il denaro non è la cosa, il denaro è solo un mezzo, giusto o sbagliato. Non c'è nulla di giusto o sbagliato riguardo al denaro. Se il denaro è in tasca, rende la tua vita facile e comoda. Perché hai un po' di denaro in tasca, stai qui oggi pensando allo sviluppo interiore e alle cose del genere. Se fossi in una baraccopoli senza denaro in tasca, oggi non saresti qui, seduto a fare la Shambhavi Mahamudra, vero? Staresti lottando per far andare avanti la casa o costruendo una barca per galleggiare all'interno della tua casa, qualcosa del genere, giusto? Perché hai un po' di denaro in tasca. Oggi puoi sederti qui, non importa se piove, sta per allagare, se allaga, va bene, staremo in hotel. Perché c'è un po' di denaro in tasca, hai questa libertà, vero? Se non ci fosse denaro nella tua tasca, questo non sarebbe possibile. Quindi non c'è niente di sbagliato nel denaro. Il denaro in tasca è buono. Se rimane nella tasca, è buono. Se entra nella tua testa, diventa una perversità. Ma molte persone l'hanno nella testa ed è diventata una perversità. Tieni il denaro in tasca, rende la vita facile e buona. Puoi sederti e meditare, vero? Sì. Se hai abbastanza denaro da non dover lavorare per il tuo sostentamento domani, puoi prenderti un mese libero e meditare, vero? Cosa che l'uomo che lotta per il cibo di domani non può fare, anche se lo desiderasse. Quindi il denaro in tasca è molto buono. Il denaro nella tua testa è una perversità che ti distruggerà. Devi mantenere tutto al suo posto. Queste sono due cose adesso nel mondo che stanno prendendo quasi il 95% dell'energia umana: denaro e sesso. Queste due cose stanno consumando ora quasi il 95% del potenziale umano. È così. Anche il 95% è una stima conservativa, quasi il 100%. Così come il denaro in tasca è buono e bello, allo stesso modo, se il sesso è nel tuo corpo, è bello. Ma se entra nella tua testa, diventa una perversità. È entrato nella testa delle persone, non è nel loro corpo, è entrato nella loro testa. Se fosse nel loro corpo, non sarebbe tutto il tempo, sarebbe solo qualche volta, vero? È entrato nella loro testa ed è tutto il tempo. Questa è una malattia. Se sai come tenere il denaro in tasca e il sesso nel tuo corpo, allora vivrai bene. Ma se hai entrambe queste cose nella tua testa, ora non puoi vivere. Sembri una persona deceduta, perché ti governerà dall'interno e ti distruggerà in molti modi diversi. Tutto ciò che è bello in te verrà tolto una volta che il denaro e il sesso entrano nella tua testa, vero? Ora vedi, il mondo intero è dipinto, o con denaro o con sesso, almeno la parte civilizzata del mondo, vero? Ovunque guardi, è intriso di denaro o sesso. Guida semplicemente nella città di Bombay e vedi ogni annuncio, ogni rivista, ogni libro sta o gocciolando di denaro o di sesso, vero? Ora, queste due cose, se cadono nei loro posti naturali dove dovrebbero essere, non sono un problema, sono bene, hanno la loro bellezza. Ma se le esageri nella tua mente, allora tutto diventa brutto.
Il denaro è diventato un problema perché non sai dove tenerlo. Tienilo in tasca, è una cosa buona.